Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di In questo disordine. Siamo alla seconda puntata in realtà, perché la prima vi ho fatto vedere praticamente quante tracce c'erano e la realizzazione proprio del brano e come è stato composto. Insomma, è stato un grande lavoro di squadra con il team che ha collaborato con me. E oggi invece vi faccio vedere un po', ve l'avevo anche promesso, come l'abbiamo preparato per fare il mastering poi al Massive Arts da Alberto. Quindi abbiamo ridotto tutte le tracce che avevamo, abbiamo fatto un premix di varie aspetti per poi arrivare direttamente al pre-mastering per poi portarlo direttamente, come vi ho detto prima, al mastering. Vedete che abbiamo cambiato un pochettino la parte proprio della la location, no? Abbiamo ridotto un po', abbiamo fatto un colore blu dietro che a me piace moltissimo con dei LED. In questo momento sto utilizzando una Canon in questo caso, che ce l'avevo lì, quindi ho detto ma perché non utilizzare una Canon? E devo dirvi la verità, non è stato molto semplice. Perché? Perché ho dovuto imparare l'utilizzo di OBS, ho dovuto imparare a capire un po' come sono tutti gli aspetti di collegamento tra il desktop e l'aspetto audio, che non è stato semplice per niente. Utilizzo un microfono, io ho un Sennheiser, microfoni a spilla che funzionano secondo me molto molto bene, non utilizzo un condensatore, il condensatore è un Neumann che lo uso per le voci, e quindi come aspetto di parte tecnica per la realizzazione di questi video non è stato particolarmente facile. Se anche voi se avete il desiderio di poter fare questi tipi di registrazioni e volete chiedermi qualche consiglio, scrivetemi nei commenti, scrivetemi in privato, magari faremo anche una prossima live o una registrazione per spiegare meglio un po' tutta la parte tecnica di questo aspetto. Ma bando alle ciance, vi porto direttamente in Logic per capire e per vedere come abbiamo fatto questo pre-mastering. Andiamo a vedere un po' com'è la parte. Allora, vedete qui, intanto si sono ridotte proprio le tracce, siamo arrivati a 13, non più a 50, 60, 70, adesso non mi ricordo neanche più quante tracce fossero, e abbiamo proprio diviso le varie categorie, quindi abbiamo tutta la parte del basso, la parte della batteria, abbiamo le parti delle chitarre acustiche, tutti i pad, gli effetti sonori, le voci, i cori, insomma abbiamo messo proprio tutte le parti suddivise. Voi vedete in Logic una traccia unica, in realtà se io allargo vedete che sono comunque stereo, tutte parti stereofoniche, quindi non lavoro mai in mono in questo caso, le abbiamo già fatte, le avevamo in mono o nell'altra parte della registrazione, qui invece stiamo lavorando in stereo. Quindi parto a farvi ascoltare la parte acustica, sentite? Qui è ancora cruda, cioè ho fatto un'equalizzazione e una compressione, insomma, della parte delle chitarre, ma in questo caso adesso ci lavoro ancora un po' più nel dettaglio, la sto preparando. Ok, la prima cosa che salta all'orecchio, se ci fate caso, è questo fruscio. Io per andarlo a togliere ho utilizzato questo plugin, il Noise Remove. Sentite come lo vado ad applicare? Vado. Sentite com'è cambiato? Lo tolgo. Ora lo metto. Poi cosa ho fatto? Ho applicato anche un LUD, l'ho ingrandito un pochettino, gli ho dato un po' più di corpo e ho utilizzato questo plugin che esteticamente è bruttino, dice ma questo non vale niente, invece in realtà ascoltate un po' come cambia. Sentite? Io non ho esagerato troppo, l'ho portato a 7. Adesso vi faccio sentire l'abbinamento con la ritmica muta. Anche in questo caso vado ad applicare un noise. E
ho lavorato anche sulle medio-basse. Sentivo che c'era una piccola campana, si chiama campana, un fastidio, una risonanza, che è questa qua. Adesso la applico. Questa. Adesso alzo il volume così ve la faccio ascoltare meglio. Il Q3, il Pro Q3 è un plugin veramente meraviglioso. Sentite? Faccio una cosa proprio veloce, non voglio fare una registrazione troppo lunga. Poi a questo punto cosa faccio? Vi faccio ascoltare insieme ovviamente la chitarra. Adesso magari le vado anche un po' ad aprire, no? Quindi gli do un pump-out, ad esempio le chitarre acustiche magari le metto un pelino magari sul 7-8 e anche le ritmiche le metto anche loro sul 7-8, no? Sentite. Ok. Adesso incomincio ad aprire magari il basso. Sentite. Anche in questo caso ho lavorato molto, sul basso. Frusci uguale. Poi vado ad applicare vari plug che ho messo, anche in questo caso di Pro Q3. Ok. Bello grosso, bello corposo, lo sento insieme alle chitarre. Adesso li faccio toccare anche con i pad. Ok, adesso vi faccio sentire praticamente anche la batteria. E voi direte, ok Marco, ma la voce? Ok, andiamo sulla voce. La mia voce è questa qua, eccola qua. Anche qui abbiamo applicato un Q3. In questo caso vedete tutti questi colorini qua che sembrano, come si chiama quel giochino? Quel giochino che si mettevano tutti i colorini che bisognava capire quale colore fosse. Mastermind, sembra tutto un mastermind. In questo caso, nella mia voce, ho applicato delle piccole campanelle. Que si chiamano campane perché sono delle risonanze che rientrano. Molto spesso è dovuto al fatto che magari non sei in uno studio di registrazione pazzesco, che vanno l'ingegnere del suono, va a capire dove il suono può rimbalzare. Io ovviamente ho uno studio in casa fatto bene, però sicuramente qualche risonanza mi può rientrare dal muro. Da una libreria, dalla stessa finestra, da una tenda, insomma. Allora abbiamo lavorato molto anche su questo, vi faccio ascoltare. Lo sai di freddo, e quando esco sei fuori con me, perché ti trovo in ogni cosa. Ok, vedete tutti quegli 1, 1, 3, 0? Ecco, in questo caso sono i punti dove io poi proprio ho lavorato. Il Pro Q3 mi ha detto: guarda che in questi punti ci sono delle risonanze, valle a inserire, vai a abbassarle ovviamente, vai a inserire dei punti per abbassare la risonanza. E così ho fatto. Adesso vi faccio ascoltare in solo la mia voce, vado proprio a prendervi le parti che ho Lo preso. sai di fra Eccone una. di Vado sulla con seconda, eccola. Vado sulla te mi terza sento meno fra e via via con le altre, sai di ok? fragole e quando esco sei fuori con me perché ti trovo in ogni cosa che c'è. Ok. In realtà il brano, ovviamente adesso la sto facendo molto molto veloce, molto veloce, ma in realtà i lavori che si fanno su un pre-mastering sono pressoché questi, no? Almeno per quanto riguarda il mio conto. E vedete qui, questa qui è la mia uscita, quella che vi sto facendo vedere adesso.
Il suono in realtà è ancora piccolo, io adesso cerco di ingrandirlo un attimo per vedere dei riferimenti. Allora incomincio a vedere, ovviamente vado ad applicare un fruscio in esterno, applicare il noise, vado a vedere un attimino quello che avevo applicato. Sai di freddo, e quando esco sei fuori con me. Questo qui è meraviglioso della Waves, è un programma bellissimo, un plugin bellissimo che è l'Imager, mi allarga il suono, vi faccio sentire come cambia. Sai di freddo, e quando esco sei fuori con me. Quello che vedete adesso qua invece è il Paz, serve praticamente per capire quanto livello ti stai avvicinando a un riferimento ottimale, devi stare intorno tra meno 4, meno 5, insomma, tra il 20 e diciamo che già in questo livello qui è già buono. E se andate a vedere, sai di freddo, e quando esco sei fuori con me, perché ti trovo in ogni cosa che c'è, con te mi sento meno fragile. Vado a vedere i riferimenti. Sai di freddo, e quando esco sei fuori con me, perché ti trovo in ogni cosa che c'è. Questo serve praticamente per dirti dove lo vuoi mandare la canzone, la vuoi mandare su Spotify, ecco, questi sono i riferimenti che tu devi avere. Però insomma non vi voglio deviare troppo sulle parti più specifiche della canzone, ecco, questo sì. Però insomma il brano, prima di portarlo al Massive, è stato fatto al brano, è stato fatto tutto questo tipo di lavoro. Ve l'ho fatta molto velocemente perché comunque so che mi avete chiesto se eravate curiosi. Io ho detto vabbè dai, facciamoglielo vedere un attimino. Adesso vi faccio ascoltare velocemente come suona, ok, per farvi capire. Siamo mille onde, mille corse, mille favole, noi siamo mille braccia tese. Siamo mille scuse, mille attese, mille lacrime, noi siamo mille notti accese. Siamo Ecco, questo qui è bellissimo, questo effetto che arriva, a noi volevamo metterci un effetto che girava, allora abbiamo applicato questo, che è un effetto che proprio ruota proprio intorno all'effetto che arriva prima del ritornello, sentite. Eccolo qua, bellissimo. Adesso ve lo faccio ascoltare insieme a tutto. Scuse, mille attese, mille lacrime, noi siamo mille notti accese. Siamo mille sere, mille foto, mille nuvole, noi siamo mille notti. Adesso ovviamente aumento un po' il suono della batteria. Notti accese, in questo disordine. Non è ancora mixato ovviamente, è giusto per farvi sentire un attimino, perché dovrei mettermi lì e incominciare a vedere tutti i livelli, dovrei vedere un attimino come sono impostati, pampot, insomma tutte queste cose che poi vengono fatti ovviamente al mastering. Vanno portati tutti i livelli ovviamente a zero, vanno portati tutti i livelli pampot a zero, senza più gli effetti, insomma va fatto un bounce, cioè, c'è un po' di lavoro che va fatto, ecco. Ok, quindi questo era un po' quello che volevo farvi vedere. La prossima volta vi spiegherò, cercherò di partecipare un po' di più sulla parte di OBS, perché veramente mi ha fatto dannare come un pazzo, veramente dannare come un pazzo. E poi magari vi faccio vedere altre cosine nell'ambito di Logic, che ho fatto degli studi, ragazzi, ho passato tanti di quei mesi a studiare prima di metterci mano, perché come in tutte le cose bisogna studiare, se vuoi fare una cosa fatta bene devi studiare, devi preparare, come nel network e nella musica è la stessa identica cosa. Ok, allora ci vediamo alla prossima, e intanto vi lascio con In questo disordine. Ciao a tutti, ciao. Io non ti ho detto tante cose di me, oggi mi viene così semplice,
ci penso spesso a quanti sbagli io e te. Non scendo adesso, resto, ho scelto te. Siamo